Il nostro istituto, organo tecnico del Ministero della Salute e delle Regioni, persegue politiche a favore della tutela della salute dei cittadini italiani. Favorire la tutela della salute, la promozione della salute, significa passare attraverso un percorso di ricerca biomedica, di ricerca sanitaria e anche di attività di servizio a supporto di queste istituzioni. Gli studi che presso l'istituto sono stati condotti hanno messo in evidenza il ruolo centrale della prevenzione, quindi intesa sia come prevenzione primaria che si ottiene con le vaccinazioni di massa, che si ottiene con l'adozione di stili di vita salutari, prevenzione secondaria che viene praticata soprattutto a livello di diagnosi precoce, che quindi permettono un tempestivo intervento su patologie come possono essere quella dei tumori. Fare la diagnosi precoce dei tumori significa salvare vite umane, e la prevenzione terziaria, quando già c'è la malattia, ma con interventi adeguati si può ridurre il rischio di complicazione. E poi anche la medicina predittiva, che è una nuova dimensione, una prevenzione direi che si colloca tra la prevenzione primaria e la secondaria, che è molto individuale e che può essere utilizzata per conoscere e ridurre anche l'incidenza di certe patologie. Gli studi che l'istituto ha condotto mettono anche in evidenza il ruolo fondamentale dell'alimentazione. L'alimentazione, un'alimentazione corretta, non ipercalorica ma normocalorica, è in grado di prevenire molte patologie. Questo c'è una dimostrazione, un'evidenza sperimentale che anche negli animali, che dimostra che i ratti sottoposti ad una dieta normale rispetto a una dieta ipercalorica sopravvivono molto di più dei ratti di controllo. E così questo pure si verifica diciamo a livello umano. Come pure importante l'attività fisica moderatamente esercitata è un fattore che pure può ridurre l'incidenza di malattie cronico-degenerative. Il concetto della salute, come definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è solo assenza di malattia, ma uno stato di benessere psicofisico che si riflette a tutti i livelli, perché appunto quello che è anche importante è una visione olistica della persona, che va vista in tutti i suoi aspetti, compresi quelli anche del contesto ambientale in cui la persona vive. Quindi tutelare la salute del cittadino significa anche promuovere quelle condizioni ambientali e sociali di vita che sono importanti.